Pallone, la tocca benissimo di piatto perché sì, lavoro utilissimo di Patrick. Segnare al derby alla fine per me è stato davvero il gol più bello della mia vita. Vediamo se ce lo danno, vediamo se ce lo danno. Suso porta palla dentro, la me crossa in mezzo, io poi vado dietro il difensore e ho segnato. Poi lì mi sono tolto la maglietta e tutto, c'erano due gradi, quindi però è stato il gol più bello della mia vita e poi vabbè, ero abbastanza emozionato, quindi lì diciamo è stato un momento bellissimo. Parè è appunto il paese dove sono cresciuto, quindi vabbè, ho tanti amici dove da piccolo uscivo in questo paese. Il campo dove diciamo ho iniziato, quindi per me è molto importante. Poi il campo dove sognavo di arrivare, dove diciamo un insieme di sogni, pensare che questo campo fosse San Siro. Io sono arrivato in questa casa quando avevo 2 anni, quindi ho vissuto qua la mia vita, quindi ho tanti ricordi, come vabbè, io ero sempre preso con questo pallone che appunto giocavo sempre in casa. Il ricordo appunto era la sgridata di mia madre e mio padre perché avevo rotto un vaso, e con mia nonna giocavo a calcio, quindi mi mettevo qui, facevo appunto 2 o 3 passaggi, poi facevamo anche le partitine con le porte così, e quindi giocavamo. Poi mi è arrivata a palla, ho fatto un tiro forte, ho preso il vaso che era qui e l'ho rotto, e ho dovuto spiegarlo a mia mamma e mio padre, però si sono arrabbiati. Ho iniziato a capire che potevo farcela un po' di più quando ho iniziato a fare appunto quelle amichevoli estive 2 anni fa. E dove sono riuscito a fare gol al Bayern Monaco, poi anche altre amichevoli, e sono riuscito a convincere il mister. E da lì ho giocato in campionato, ho giocato in Europa League, in tutte le competizioni. Era il 31 ottobre, e in prima squadra era il 31 ottobre, ed era campionato contro il Pescara, dove era la mia prima panchina, la mia prima presenza. E per me era tutto nuovo, con lo spogliatoio dove entri tutto rosso nero, vedi la tua maglia appesa col tuo cognome, cose che quelle piccole cose che mi rendevano felicissimo e mi rendono felicissimo. E poi vabbè, entrare in quello stadio, calpestare l'erba, vedere tutta quella gente che ti guarda, non era una cosa abbastanza normale, quindi anche quello era un sogno, quindi è stato bellissimo. Il calcio è fatto di attimi bellissimi, come appunto fare un gol. Io me li immagino, magari prima di una partita, o penso a quanto sarebbe bello dopo il gol esultare e con tutte quelle persone che ti guardano, aiutare la squadra a vincere, cioè sono cose che magari uno da fuori non le vede, però uno che è in campo le pensa. Il consiglio più importante è stato quello dopo una partita. Lui non mi ha mai detto hai giocato bene, hai giocato male, cioè non gli interessava, l'importante è lui che mi divertivo e in quello che faccio dare sempre il massimo, perché se è la cosa che mi piace devo dare sempre il massimo, non fare le cose a metà.